Hai presente uno zaino? Lo zaino mette a disposizione tutta la sua capacità nel trasportare delle cose, ma la sua capacità resta comunque limitata. La metafora dello zaino mi ha aiutato in questi anni ad usare le mie energie, i miei interessi e il mio lavoro in relazione alle mie capacità. Tutto quello che vorrei fare o che dovrei fare va paragonato a quanto spazio c'è nello zaino. Se ogni volta che ti capita di dire lo faccio io, ci penso io, tu dessi un'occhiata al tuo zaino, scopriresti che a volte questa cosa non ci stava. Hai un nuovo hobby? Benissimo, ma se lo zaino è pieno, è pieno. Un'altra attività lavorativa in aggiunta a quello che già fai? Benissimo, ma lo zaino cosa dice? Un altro finanziamento? Beh, perché no? Ma lo zaino è pieno o c'è ancora posto? Ma ricordati che immaginare il tuo zaino e il livello di quanto sta contenendo ti aiuterà ad essere più sincero con te stesso. Quanto davvero puoi inserire in termini di altro tempo, altro denaro o altre energie che dovrai sottrarre a te stesso? Se nello zaino lo spazio è limitato, siamo intelligenti. Cominciamo a stipare all'interno di questo il coraggio togliendo spazio alla paura. Riempiamolo di entusiasmo togliendo spazio allo scetticismo. Riempiamolo di tutto quello che ci può servire sottraendolo alle cose davvero futili. E questa è motivazione.